A Teramo, il palazzetto dello sport di Scapriano, storico impianto sportivo del capoluogo, ancora una volta è stato preso di mira dai vandali, che hanno svuotato gli estintori ricoprendo il parquet di polvere e rendendo impraticabile il campo da gioco, a tal punto da far saltare l'incontro di basket in programma ieri sera. Le indagini affidate alla Digos mirano ora a trovare le tracce dei teppisti notturni nelle immagini di qualche impianto di videosorveglianza della zona, che potrebbe aver catturato elementi importanti per le indagini. Da cittadini innanzitutto da fastidio che dei vandali non hanno nulla altro da fare la sera che venire a fare danni in una struttura pubblica. Da presidente di una società sportiva, insomma, ci è costato una domenica mattina di lavoro per rinviare la partita, per fare tutti gli adempimenti necessari. E in questo devo ringraziare i dipendenti comunali, l'amministrazione e la Polizia di Stato che ci è stata vicino nell'accelerare le procedure burocratiche, perché altrimenti avremmo rischiato di perdere la partita a tavolino. Una situazione molto delicata su cui voi chiedete al Comune di installare delle telecamere, visto e considerato che nel giro di un mese questo è il terzo evento. Beh, non l'abbiamo mai chiesto esplicitamente, lo facciamo adesso, ma comunque con l'assessore ci siamo sentiti più volte per questo problema. È chiaro che però l'impianto del Comune, deve decidere il Comune con le risorse che ha, quali attività da fare per la messa in sicurezza dell'impianto. Quali sono stati i danni? Ma i danni particolari sono danni di sporco, insomma, perché saranno necessarie ore di lavoro per pulire la polvere gli estintori. Non so se hanno danneggiato delle porte, comunque niente di straordinariamente grave, se non il fatto che comunque pulire con un palazzetto del genere costa qualche migliaio di euro.